minima mia di consiglio comunale. Questo per me è il controllo analogo. Allora, siccome io questo qui nella delibera non lo trovo, al di là della petizione di principio si deve fare il controllo analogo, questo è il motivo per cui noi non possiamo esprimere evidentemente un voto favorevole, partendo anche dal presupposto che tutto ciò matura anche a seguito della discussione consiliare, perché noi non siamo venuti qui, come dire, con un parere pregiudizialmente costituito. Io non ero pregiudizialmente contrario, però chiedo che cos'è il comitato, mi si risponde il comitato è una cosa generica, e soprattutto dall'altro lato mi risponde politicamente Pamparoni dicendomi che non c'è nessuna soluzione di continuità rispetto al passato, che la forma della società di capitale così com'è va bene, che il consiglio di amministrazione è un organo tecnico, che come dire, non c'è nessuna subalternità agli interessi politici e va tutto bene così com'è, siccome noi siamo contrari a quello che è la società di capitali ad oggi che gestisce questo servizio, evidentemente non possiamo esprimere un parere favorevole. Grazie. Ci sono altri interventi? Bernini. Bene, mi pare sia arrivati a un buon punto della discussione. Mi sembrano le proposte che ci vengono fatte di modifica allo statuto, poi magari vorrei capire se qualcuno risponde se le cose diceva Borgherini sono anche per mia personale curiosità, perché non ho capito se fino a un certo punto tu leggevi il vecchio statuto, non ti seguivo, quindi. Però ecco, certamente se la discussione su questa materia per qualcuno doveva cominciare dicendo è stato l'errore più grosso di mondo aver fatto un SPA per gestire l'ex patrimonio Ater ora assegnato ai Lode, che in 11 su 11 Lode della Toscana viene gestito con un ente gestore SPA, noi non sarebbe interpretata così questa discussione. Ecco, lo dico perché l'intervento di Pampaloni non vorrei sembrasse un intervento di Pampaloni, c'è stata una discussione e nessuno di noi ha approcciato il tema dicendo se è sbagliato tutto, ora invece ci si avvia verso una nuova strada. Due parole specifiche però su pubblica casa le voglio spendere, perché pur dentro a quella stagione a cui faceva riferimento anche il consigliere Gaccione, che io ritengo per certi aspetti possa anche essere assegnata alla storia così come l'abbiamo vista svilupparsi nella nostra regione, di gestione dei servizi pubblici con diverse e non meglio specificate alchimie, se parliamo di pubblica casa credo che si possa andare un pochino più a fondo e dire con serenità che questo modello di gestione è un modello che ad oggi ci ha consentito di far funzionare al meglio possibile, non è mai l'ottimo, ma è il meglio possibile questa materia. Dico anche a memoria di tutti noi che quando questa discussione è partita dopo la legge regionale del 98 che ha riordinato la materia, noi non esistevamo come Lode, Empolese Valdelsa. Prima lo diceva anche Gaccione, lui diceva in questa discussione noi avevamo un'altra posizione. Io dico per fortuna all'epoca riuscimmo a portare a casa un Lode che corrispondesse ai confini del nostro circondario e per fortuna quindi a costituire un ente gestore che fosse il più vicino possibile alle esigenze dei nostri comuni, non dei nostri sindaci, dei nostri comuni rappresentati dai nostri sindaci. Perché evidentemente nel trasferimento di quelle competenze dall'Ater ai comuni il livello di responsabilità non solo nel mantenimento e quindi nelle manutenzioni del patrimonio esistente, ma la responsabilità di andare a cercare risorse per poi costruire altro patrimonio, che è quello di cui si è discusso nella prima parte di questo nostro consiglio, è una responsabilità che consente di avvicinare il più possibile le previsioni, le programmazioni, la richiesta di finanziamenti, come abbiamo visto prima, alle opportunità da cogliere in maniera veloce sul nostro territorio, perché io credo, e da questo punto di vista, quando sento appunto parlare di tornare a un Lode regionale, voglio capire come ci si arriva e con quali strumenti di carattere burocratico, perché ci ricordiamo anche tutti che la precedente edizione era un'edizione in cui gli incartamenti
erano tanti i tempi di realizzazione, come dire, proporzionale agli incartamenti. Ora, siccome quando si parla di tema casa si parla di emergenza, si parla di dare risposte nel più breve tempo possibile, secondo me tutto quello che si può fare per avvicinare le soluzioni al territorio, magari come è successo in questo caso per il San Girolamo Emiliano e per altri luoghi dei comuni di cui abbiamo parlato prima, avere chiaro quali sono gli strumenti e essere in grado in tempi ragionevoli di chiedere finanziamenti e poi realizzare gli interventi è il modo migliore per dare risposta a problemi. Poi se in un altro momento, diciamo, di questo nostro consiglio, fuori dal consiglio in una sede più prettamente politica, si può fare una discussione di quanto ognuno di noi ci piacciono determinate forme di gestione, quanto si sia affezionati ai consorzi e alla SPA, ditemelo, io credo che non parteciperò perché è una discussione che in sé per sé non mi pare abbia un gran senso, perché parto dal presupposto che ogni scelta debba essere commisurata non in maniera preconcetta né da una parte né dall'altra, no? a chissà quale presupposto ideologico, ma all'obiettivo che si vuole raggiungere. L'obiettivo che sarebbe da raggiungere, poi se c'è bisogno di scendere più nel merito dei soldi che Pubblica Casa ha gestito in questi anni, di che cosa ha ristrutturato, di che cosa, di quali sono state le manutenzioni fatte, di quanti alloggi nuovi e via andare, secondo me lo si può anche fare, ci si renderà conto che non si tratta, l'ho detto prima, non ho una posizione che salva tutto quello che è stato fatto in materia di servizi pubblici nella nostra regione. In questo specifico caso mi pare si possa dire che questa è una società, peraltro perché Pampaloni diceva non modifica nulla, perché noi si era già in una situazione di intero capitale pubblico e dove i soggetti presenti erano solo comuni, quindi da un punto di vista pratico ha ragione Pampaloni perché non modifica nulla, ci siamo. Però mi pare difficile trovare un esempio migliore di Pubblica Casa di gestione che ha una sua, come dire, trasparenza, efficienza, e che tutto quello che può riuscire a recuperare un fondo all'anno, siano 10.000 o 20.000, li rimette immediatamente nella ristrutturazione di alloggi già esistenti o va alla ricerca di finanziamenti per costruirne altri. Ecco, io mi fermo a questo, dopodiché capisco che ci sia un retaggio lungo in questa discussione che è anche difficile per tutti, metto un punto a guardare da qui innanzi, però mi pare che la scelta che andiamo a fare abbia dei tratti che tendono perlomeno in questa fase, ho detto prima, se ci sa da rimettere le mani, Borgherini faceva riferimento alla possibile incoerenza con il decreto Ronchi, io facevo riferimento alla possibile produzione di nuova legislatura regionale, quindi è sempre materia di grande sommovimento poi quella dei servizi pubblici in questo nostro paese, aggiungo purtroppo, perché non aiuta nemmeno a dare servizi efficienti a costi contenuti ai nostri cittadini. Ci si rimetterà le mani e se ne ridiscuterà insieme. Stando ad oggi, ecco, mi sembra che con questa modifica noi non si faccia altro che dire fino a qui la gestione ha funzionato, facciamo in modo che lo si possa continuare a fare con quegli strumenti e ribadisco con la rapidità di intervento che richiede questa materia per non perdersi in canali farraginosi dove si dà le risposte quando rischia di non esserci più il problema. Grazie, prego assessore. Presidente, molto brevemente, in parte le cose che volevo dire sono già state date risposte esaustive dalla consigliera Barnini. Altre piccole cose, la politica che ha scelto di fare lode territoriale, cioè a dimensione dell'azienda sanitaria, tanto per essere, perché mi immagino che questa più o meno sia. No, lo so, però dico, la dimensione dei lodi sono più o meno quelli, è il territorio che comanda, porta a considerazioni largamente positive, quindi mi riferisco un po' a quello che diceva Fruet nella gestione dell'abitazione, nella territorialità e nel sociale, perché per sociale
si intende intervenire dove c'è disagio, perlomeno questo si intende noi all'interno dell'amministrazione. Questo io lo trovo personalmente assai positivo, che il loro abbia questa dimensione, che non sia a più grande scala, ci darebbe qualche problema in più quando si va a parlare con il cittadino che ha un problema assolutamente soggettivo, no? Questo per quanto riguarda. Poi due cose molto brevi. La prima, sul discorso che diceva Borgherini, consultandomi con i tecnici, mi hanno detto che il decreto Ronchi ancora non è stato pubblicato, che il regolamento.